Ottavo appuntamento col nostro corso di risparmio di ogni martedì sera intorno alle ore 20. Allora, oggi parliamo di riduci le cene fuori. Capitolo tratto dal mio libro Risparmia adesso. Allora, ridurre le cene fuori non vuol dire rinunciare completamente, perché è un momento conviviale, è un momento di intrattenimento, è un momento a volte che ti attiva l'ormone della felicità. Ogni tanto fa bene anche trovarsi il pasto pronto a casa, cioè pasto pronto fuori casa e non doversi continuamente cucinare i pasti a casa. Lo dice una che cucina sempre a casa e non esce praticamente mai a pranzo, a pasto. Per una ragione prettamente economica, ma anche di alimentazione, nel senso che ci sono pochissimi ristoranti vegani, quei pochi magari li paghi un occhio della testa e a volte c'è aglio dappertutto e io non lo amo particolarmente. Ragion per cui io è proprio una scelta mia personale, al di là del costo economico, a volte dico: guarda, se devo star lì a vestirmi, dovermi mettere a posto, imbellettarmi per dover prendere la macchina, usare la benzina, cercare il posto, spendere i soldi e magari c'è anche dentro l'aglio e magari non sono sicura neanche dell'igiene di quel ristorante, è una tribolata che io faccio prima a farmi anche addirittura il pane fatto in casa. E quindi io ho eliminato completamente queste cose. Ma proprio per una mia scelta personale. Questo capitolo non vuole essere così estremista come mi chiamano spesso, come vedo magari alcuni commenti, ma come dice proprio il capitolo, riduci. Se tu riduci le cene in casa, allora tendenzialmente un pasto al ristorante, io è una vita che non ci vado, quindi prendete un po' con le pinze questa cosa, ma 15-20 euro a persona io penso che li spendi tutti. Metti che magari fai il pasto del mezzogiorno, quei ristoranti che fanno il pranzo di lavoro, io penso che intorno tra i 10-12 euro costa. Però che qualità abbiamo? Che amore hanno messo nel preparare queste cose. Può sembrare romantica questa cosa, ma non è romantica. È veramente quando tu prepari un alimento, metti la tua energia. A me fa tanta paura anche questa cosa qua. Chi è che me l'ha preparato? Chi è che l'ha preso in mano? È una persona sana di principio, è una persona con un'energia bella, o lo fa solo per arrivare alla fine del mese e quindi mi ha ficcato dentro qualsiasi cosa? Magari sto anche pure sulle palle perché sono vegana, quindi io preferisco stare a casa. Però risparmiamo quei 15-20 euro lì, li possiamo utilizzare per fare una spesa e sicuramente se segui tutte le mie ricette di questo canale e tutti i miei video dove parlo di risparmio al supermercato, di come fare la spesa, delle varie ricette, perché c'è una playlist Cucina con un euro, e ho fatto anche un canale YouTube che si chiama Cucina con un euro, però ultimamente sto spostando tutto su questo canale perché non ho tempo di seguire tutti e due i canali. Preferisco seguire questo e seguirlo meglio, piuttosto faccio uscire un video al giorno in questo canale e poi ognuno si guarda i video che è interessato. Ci sono le playlist, guardate le playlist, man mano che escono i video, scegli tu se guardare il video oppure no in base all'argomento che tratto. Però ti posso garantire che cucinando a casa, cucinando anche le mie ricette, anche a chi non ama particolarmente stare in cucina, le mie ricette tendo a semplificarmi la vita, perché anch'io non è che voglio passare tutto il giorno in cucina. Cucino, tante volte io cucino mentre lavoro al computer o cucino intanto che sto facendo i video, intanto che sto lavorando. Le mie ricette sono tutte semplici, basiche, che occupano anche poco tempo, a livello nostro veramente di tempo. Adesso ho sul fornello i legumi
fagioli che stanno cuocendo e si cuociono da soli mentre io faccio il video, la zucca che sta cuocendo col fuoco molto basso e la pasta asciutta. Quindi vedete che io ho tre fornelli, ma intanto riesco a fare un video, quindi basta organizzarsi bene, veramente riesce a fare tutto. E riducendo i pasti al supermercato le famiglie possono risparmiare veramente centinaia se non migliaia di euro all'anno, e li puoi utilizzare questi pasti, questi soldi, in realizzare il tuo sogno, accantonarli per una pensione più tranquilla, accantonarli per fare studiare i figli, accantonarli per emergenze anche di salute, perché no, noi non ci pensiamo mai, ma magari può succederci qualsiasi cosa, non succedono sempre agli altri le sfighe, a volte ci succedono anche a noi ed è bene sempre avere un polmone di sicurezza lì. I ristoranti producono molti più rifiuti rispetto alla cucina domestica a causa dell'uso diffuso di prodotti monouso come piatti, posate e imballaggi. Gran parte di questa spazzatura finisce in discarica. Leggo direttamente risparmi adesso dal libro. Anche il trasporto e la conservazione del cibo al ristorante comporta un dispendio energetico e maggiore. I pasti al ristorante sono notoriamente più ricchi di calorie, grassi, zuccheri e sale, perché comunque quando cuciniamo a casa riusciamo a gestire, a controllare la qualità dei prodotti, la qualità delle materie prime, e se abbiamo una dieta o comunque un regime alimentare, che poi è brutto sia la parola dieta che regime alimentare, una scelta consapevole di alimentazione, la possiamo tenere sotto controllo e sicuramente stiamo molto meglio. Mangiare questi pasti ricchi ti aumenta il colesterolo, ti aumenta la pressione, insomma, magari ti può fare star bene in quel momento lì perché ti appaga a livello di palato, ma poi alla fine magari ti appisoli via perché hai mangiato troppo glutine, perché hai mangiato troppo sale, insomma, tante piccole cose che magari le persone normali sono normali. Ma le persone che seguono un regime alimentare per loro scelta diverso dalla massa capiscono subito che c'è qualcosa che non va e il tuo corpo te lo dice subito. Quindi insomma fa anche decisamente molto bene. L'obiettivo dovrebbe essere limitare la ristorazione a un paio di volte al mese. Ovviamente non sono io che vi devo dire quante volte andare al ristorante. Però qui è una linea di massima. Per la maggior parte dei pasti mangiare a casa piatti semplici ma gustosi, preparati con ingredienti freschi e di stagione. È una strategia vincente per il portafoglio, l'ambiente e la salute. Alcuni semplici modi per ridurre le cene fuori sono: pianificare i pasti settimanali e fare una spesa coerente, ma qui nel canale trovi tantissimi video in merito, per evitare la tentazione della consegna di cibo o il mangiare fuori. Per comodità, impegnarsi a mangiare a casa almeno 5 giorni a settimana, non sarebbe male. Luciano mangia tutti i pasti fuori casa, i pranzi, la cena la fa a casa, ma gli do sempre la schiscetta. Trovare ricette sane, convenienti da provare a casa, guardate il canale e nella playlist Cucina con un euro. Convertire le serate al ristorante in serate con amici a casa, picnic al parco. È bello fare le serate con gli amici, a me piace, ognuno porta qualcosa. Non mi piace quelle serate dove tu vai a cena dagli altri e la padrona di casa, fatemi passare il termine, si deve smazzare tutto e non si gode niente perché deve cucinare, pulire, lavare, resettare, gestire. Non è bella questa cosa nei confronti di questa persona. È bello invece il condividere. Ognuno porta qualcosa e chi mette la location, mette la location. Quindi tutti a casa mia, io non faccio niente o faccio poco e niente e ognuno porta, io porto il primo, io porto il secondo, io porto il pane, ed è bellissima questa condivisione. A me piacciono queste cose qua. Scegliere ristoranti speciali per le occasioni particolari piuttosto che giorni ordinari. Quindi quella volta che vai fuori a mangiare, o per occasioni speciali oppure scegli ristoranti speciali piuttosto. Vado al ristorante dove mi piace,
magari costa un pochettino di più del ristorante normale, ma ci vado una volta di meno, ma ci vado bene. Evitare le aree con troppe tentazioni culinarie quando si è fuori per altre ragioni, tipo per lavoro. Mettere da parte i risparmi guadagnati non mangiando fuori per qualcosa di speciale. Anche solo ridurre le cene fuori di una o due volte a settimana può avere un grande impatto in termini di risparmio ed evitare un eccesso non salutare. Sfruttare il tempo trascorso in cucina per provare nuove ricette e sperimentare può renderlo più gradevole. Impegnarsi a mangiare a casa in modo più consapevole è uno dei cambiamenti più facili, ma potenti che si possano fare per migliorare la propria vita. E con questo oggi è tutto, ci vediamo martedì prossimo con la nona lezione del corso di risparmio gratuito in questo canale tratto da Risparmia Adesso. Buena vibra!